Come è stato detto, tutto dipende, molto dipende anche da quanto queste persone vogliono realmente integrarsi, perché ho visto un servizio giusto l'altro giorno su una televisione nazionale dove si vedeva che c'erano alcune donne che venivano dall'Egitto che però non hanno ancora imparato a parlare l'italiano e non hanno alcuna intenzione di farlo. E hanno detto che le loro figlie non le vogliono crescere qui, ma le vogliono crescere altrove, perché dicono che la nostra cultura cozza con la loro, perché loro vedono ancora l'Occidente solo come una cosa non bella. Quindi vivono qui, godono dei benefici che gli diamo, perché possiamo dire tutto tranne che gli italiani non siano accoglienti. E possiamo dire tutto tranne che negli anni gli italiani non abbiano fatto qualcosa per integrare queste persone. Quello che dobbiamo renderci conto, però, è che continuando anche con queste politiche migratorie, secondo me, scellerate, e infatti da sindaco, come parlavamo prima, ho detto che non ho firmato nessun accordo con la prefettura e non ho alcuna intenzione di farlo per Scusate, accogliere. però, riguardo l'accoglienza Riguardo diffusa, l'accoglienza no? diffusa, sì. Sì, Perché? Perché negli comunque, 8.000 comuni italiani. secondo me, l'errore che c'è a monte è che tu stanzi i soldi per l'accoglienza, ma poi non ci sono i soldi per garantire un futuro a queste persone. Poi è normale che si rinchiudono nei ghetti e succeda quel che è successo negli altri paesi d'Europa, perché se si guarda la Francia, le banlieue parigine, piuttosto che dove sono successi gli altri attentati, sono partite tutte questi attentati, le idee di questi attentati, da dei quartieri che si sono ghettizzati. Però, per esempio, il suo comune ha 6.000 abitanti Abbiamo circa, 6.000 no? abitanti, sì, Più di 17% uno. di immigrati. Quanti Sì. immigrati avete a fronte di 6.000 abitanti? 1.300-1.400, E sì. come sono integrati Sono questi? integrati, stiamo facendo un lavoro di integrazione di un certo tipo, stiamo investendo anche su di loro e infatti partecipano alle varie attività del paese, ma è così che bisogna fare. Se abbiamo quattro soldi, è giusto anche che li utilizziamo per gli italiani e per le persone regolarmente residenti. Io non ho i soldi per garantire un futuro a nuove persone che arriveranno, Ma vi hanno anche chiesto quindi di accogliere altre perché. No, persone e sono lei loro ha i primi. No, no, detto no. Allora, no? gli immigrati regolari sul territorio comunale sono i primi a dire no, non vogliamo altri immigrati e voi in Italia state sbagliando tutto. Ok? Una cosa Sul che ho sentito territorio, anche io. ovviamente, la prefettura ci ha chiesto, come tutti gli altri comuni, di accogliere, ma noi abbiamo detto di no. E voi avete detto di Sì. no, diciamo non avete sottoscritto il patto che è stato Assolutamente no. sottoscritto l'altro giorno a Milano di No. un'ottantina di comuni Ma anche per un dell'Interland, semplice anche motivo, milanese, perché questo riguarda Milano. io dico, un sindaco, io sfido quei sindaci, dico, voi sindaci di quei paesi che hanno firmato Sì. questi protocolli, non avete nessun problema sul territorio, cioè vi rendete conto oppure no il motivo per cui siete stati eletti? Siete stati eletti perché nel programma avevate, guardate che abbiamo intenzione di accogliere nuove persone e una parte dei soldi che abbiamo a disposizione, prima o poi li spenderemo anche per loro oppure no?